Rock da yacht. Non ci vedo mai, ragazzi. Com'è possibile che questi occhiali si sporcano sempre? Non esiste qualcosa per repellere lo sporco? Icchi, icchi, icchi. Sono veramente sempre zozzi, non è possibile. E io poi ci rimetto la vista. Sneaky, 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 sneaky. Voilà. Più o meno. Operazione laser agli occhi. Ma mi piace tenere gli occhiali a me. Mi piacciono gli occhiali. Come accessorio. Però mi rompo i coglioni perché sono sempre sporchi. E non è possibile. Mattia, ho visto l'andazzo aver ricevuto alcune snuffate e una mezza risata, direi che posso considerare una vittoria. Ragazzi, imparate a fare i meme. Guarda te. Poi ci date, siete cattivi, siete dei dittatori, siete... No, siete voi che non sapete fare i meme. Che c'è dello studio del non è che tutti io mi sveglio e faccio la Mona Lisa domani, no? Anche l'appannamento, Pier, che cazzo? Non è possibile. Potrebbe comprare Amazon un repellitore di polvere. Wow. Tipo, nella montatura sopra qui metti un magnete per la polvere che la polvere si attacca tutta qui sopra. Te basta che fai così e la mandi via. Fantastico. Elettrostatico, no? Che si attacca tutta lì la polvere. E fai... Lo spray per evitare che si appannano, però per la polvere non esiste niente. La mia opinione sul gin tonic. Bello. Ti avevo promesso Ho provato a farlo che io, sarei mi era venuto tornato molto per te. buono. Facevo i cocktailini che erano speciali. Grazie, Ponzio. Buonasera a tutti, comunque. Buonasera a tutti. Stasera, ragazzi, io sono andato in panico fortissimo, ve lo dico. Sono andato in panico fortissimo fino alle 10:30. Fino alle 10:30 ero in panico fortissimo e alle 10 perché non sapevo cosa giocare questa notte. Va bene? E alle 10:30 avevo tre giochi da fare e non sapevo decidermi cosa fare. Eh sì, ho detto in live che non sapevo cosa fare stanotte. Quindi fino alle 10:30 ero lì a cercare che cacchio fare stanotte, robe così. Poi alle 10:30 mi sono messo a scaricare quello che volevo fare. E ho detto, ah, bello. Ma che bastava chiedercelo, che poi mi dite tutti i giochi delle palle. Poi Corna ha detto un gioco e tu hai detto, eh sì, ricordo, ma... Forse ti ricordi più robe di me, Acme. È molto probabile, visto come sono messo io con la testa. Non stento a non crederci. Comunque, diciamo, non sapevo che cazzo giocare di quello che avevo trovato da giocare. Perché le opzioni erano. Allora, prima mi sono comprato L.A. Noire. Ok? Sono comprato L.A. Noire. Ho detto, dai, faccio L.A. Noire perché allora è ora di fare L.A. Noire. Va bene, lo faccio. L'ho comprato, l'ho messo a scaricare. Poi a metà ho detto che L.A. Noire comunque non lo farei tutto in live. Perché dura comunque 20 e più ore, anche quello lì. Ci farei una botta e via. Magari quello lì lo tengo per farlo una mattina così
con una bottega appunto o roba del genere, per vedere anche come mi va. E quindi intanto quello scarichiamo, ho detto no, non lo faccio questa notte, non lo faccio. Allora dopo nel trambusto generale ho detto cazzo, però è una vita che vorrei, non l'ho mai portato sul canale, vorrei fare Undertale, che magari molti di voi, magari qualcuno ha le balle piene, però molti di voi magari non l'hanno neanche mai visto o gli piacerebbe guardarlo dalla mia prospettiva. Però poi ho detto cazzo, però sai che, cioè sì, Undertale come se le compra dura 5 ore, quanto dura Undertale? Sì, con lui lo farei tutto, chiaramente. Poi ho detto ma sai cosa, però ho visto sti giorni Sir Max che giocava a Max Payne, i primi, che io li ho giocati eoni fa, l'1 e il 2. Ho detto, sai cosa? Io il 3 non l'ho mai giocato. Sono andato a vedere quanto dura, dura 10 ore, su per giù. Ho detto, sai, quasi quasi Max Payne 3. Poi magari mi fa schifo e lo mollo subito, eh. Però faccio Max Payne 3. È giusto? No? Fila il mio ragionamento? Ditemi che fila, se no mi sento pazzo. Sostenetemi, per favore. Poi avevo anche Mafia 2, in realtà. Questo non ve lo dovevo dire, però. E tra l'altro non sapevo neanche di averlo, ma la Definitive Edition di Mafia 2, non so perché. Quando cazzo l'ho preso la Definitive Edition di Mafia 2? Boh. Però probabilmente sarà la prossima. Se non troviamo niente in me, probabilmente sarà la prossima Mafia 2. Ma oggi Max Payne 3. Anche perché l'ho avviato prima per vedere se funzionava. E a parte che parte subito, quindi ho fatto Alt F4, però è partito subito con la musica di Max Payne e mi ha fatto salire dei brividi fenomenali. The Medium, quello dobbiamo vedere se sarà una serie, se non sarà una serie sicuramente ci faremo, se non il day one, comunque una botte via. Poi per valutare anche se sarà una serie o quel che l'è. Non sappiamo quanto dura, non sappiamo un cacchio. Però quello lì sì. Sono curioso, non ho chiesto la chiave di quello perché sono tonto, perché nel network Evox hanno fatto il form. Chi è interessato a The Medium, prossima uscita, quando esce il 20, tra 4 giorni, chi lo vuole? Solo che l'hanno fatto tipo i primi, l'1 o il 2 gennaio, che eravamo tutti in catalessi praticamente, non ho cacato per niente e quindi non ho chiesto la chiave. Però vabbè, me lo comprerò probabilmente e lo vedremo. E lo so, Ryuji, il mio comune con noi dentro, tra l'altro. Ma la trilogia no, perché il 3 non ce l'ho, Hypno. C'ho solo l'1 e il 2. Esce il 28, ok. Se non sbaglio sarà anche sul Game Pass. Vabbè, allora Stonks, ragazzi. Molto Stonks. Cos'è? Una Splugen? No, è una birra, una lager del birrificio Angelo Poretti che a me piace un botto. È veramente una birra easissima, veramente leggerina, però è buona, mi piace un sacco. Una birra senza impegno. Molto buona. Allora, ti prendi una birra anale alcolica. Comunque. Allora, cambio scena subito. Vediamo se lo prende in immediato. Fammi vedere se c'è tutto a posto. Sì. Perché lo avvio? Perché, come vi ho detto,
Parte subito, non so se è una cutscene prima del menu, però parla, quindi tanta roba. Tanto io non mi ricordo in realtà neanche benissimo la storia dell'1 e il 2. L'1 era abbastanza una cazzata, cioè c'era Max Payne che lui è un poliziotto e... Abbassiamo il volume perché non lo posso abbassare adesso. È un poliziotto che gli ammazzano moglie e figlio e il collega, che era un suo amico. E quindi lui fa fuori tutta l'organizzazione criminale dalla base fino ad arrivare al boss. E mettiamo un po' di più perché è giusto per voi. Mentre il 2 non mi ricordo quasi niente in realtà. Più o meno è la stessa roba, cioè nel senso che lì tipo... Scopre che la moglie era... Perché anche la moglie era una poliziotta, mi pare, che indagava nel riguardo una nuova droga sintetica chiamata Valkyria, era. E praticamente un buon John Wick, più o meno. Tipo la Valkyria era questa nuova droga e l'avevano uccisa per quello, quindi si stava continuando a indagare su quella roba lì. Come cazzo finiva il 2? Non me lo ricordo quasi per niente il 2. Ciao Vega. C'è qualcuno che fa un riassuntino proprio di due righe in chat? C'è un film di Max Payne, c'è un film con Mark Wahlberg, ma da quel che ricordo ne parlavano veramente tanto male. E parte subito, quindi... Mamma mia, ragazzi. This place is great, really comfortable. Peccato che l'hanno cambiato un botto lui, il personaggio, cioè Max Payne. I'm just gonna get settled in. Cioè è Michael di GTA 5 quasi. Time to move on. Get on with my life. Yes, absolutely. E che non c'ha più la faccia da pazzo, poiché è più grosso con la, con un po' di panza ci sta, perché invecchia. È passato del tempo. Lui c'aveva proprio sta faccia da pazzo, perché nella Play 2 era... Quel che si poteva fare era quello. Però era iconica, era diventata, no? La sua faccia. Grazie, Nuzeltaf. Panama or Hoboken, I guess. No, if I'm honest, I just got kind of bored of boozing. I mean, once in a while, but not all the time. You're right. It wasn't doing me any favors. Maybe I'd lost my self-respect, but it's back. I'm excited, really. I really needed a new start. Da capo si scrive tutto attaccato. E non lo so che non si è sentito l'alert, non so perché, forse perché il volume è basso. Che ho abbassato dal mixer perché. Just like you said. Spero Massimo quando bevi o oh, ma sei un con la canotta sporca di sugo, sei veramente. Apart from the weight. Very funny. Ha ha. Yes, that is a fake laugh, you jerk. E te lo dice anche, no, ha preso qualche chilo. Figlia e la moglie.
Cioè, che con un nome così non potevi avere una vita felice, comunque. Abbiamo appena iniziato, signor Ketsu. Sì, la figlia era una neonata, era. C'erano delle missioni su Max Payne 1 che erano strazianti, porca miseria. Ok. Ah, eccolo il menu. Impostazioni. Fa vedere le impostazioni. Effetti bullet time, sì, regole. Ah, grafica c'è, ok. Intero. Pippo duro, no. Qualità texture molto alta. Tutto. Riavviamo il gioco. Sì, Anthony. Un sacco di tempo fa, però sì. Lo feci. Ma me lo riavvia da solo? Devo... No, me l'ha solo chiuso, me l'ha... Allora dillo. Tutto al max. Payne. Bravi. Sono nemmeno un ottavo della... No. No, vedi, ci sono gli alert, però sono bassi perché appunto ho abbassato un attimo dal mixer. Allora. La tassellatura è la capacità di rendere 3D delle superfici piatte, tipo un pavimento, tipo un muro di mattoni, te lo rende... Ti dà l'effetto 3D dei mattoni. Quella è la tessellatura, mi pare, se non dico una cazzata. Allora, l'audio. Mettiamo a 4 e a 4. E possiamo rialzare qua. Forse anche a 5 possiamo mettere. Trovo qualcosa di strano nel puntatore del mouse, comunque. Non so dirvi. Comandi, tastiera, mouse. Gioco, mirino predefinito. Decisioni, contorno oggetti, puntamento stabilizzato. Non vorrei puntamento... Mirino segue il bersaglio in movimento con aggancio assistito disabilitato. Spero non con il mouse. Beh, che single player dubito ci sia. E siamo a posto. Per giocatore singolo, una modalità storia arcade. Che cazzo? Arcade sarà le missioni da fare così? Sgobbate! Ah. Sgobbate. Facciamo normale che noi siamo delle pippe, io non so. Sono, sapete. Vediamo un po'. Tutum. So I guess I've become what they wanted me to be. Un assassino. Some rent-a-clown with a gun. Ok, l'aeroporto di GTA, tra l'altro, vedi. Well, that's what they had paid for, so in the end that's what they got. Say what you want about Americans, but we understand capitalism. You buy yourself a product and you get what you pay for. And these chumps had paid for some angry gringo without the sensibilities to know right from wrong. Here I was about to execute this poor bastard like some dime store angel of death. Che altro lo fai smettere di soffrire visto che è tutto sbruciacchiato da testa ai piedi. I would know right from wrong if one of them was helping the poor and the other was banging my sister.
veramente Michael di GTA, porca miseria. I'd arrived in São Paulo a few weeks before. I was working a protection detail for the kind of people who need protection in a town like this. And what kind of town was this? One where I didn't speak the language and they didn't water down their drinks. So for now, we seem to get along just fine. Of course, that was about to change. Hey, brother. Hey, bro. How's the cocktail? Scotch. I never mix my drinks. Well, at least not on duty. Something like that. Comunque le animazioni sono quelle di GTA 5, eh. That favela is big. Eh sì, ma credo che il motore grafico sia lo stesso, ma su GTA l'hanno migliorato. Perché si vede tanto che è Rockstar. That's funny. It's supposed to be a charity thing. Drink and give money. I don't know, something for the kids. Hey, listen, man. We better look lively. This place is a nightmare. They just got cowboys running security downstairs. Sempre cazzo, finito. Non scarichi le sigarette per poi. Grazie, pipi e patate. Anche Rocca, no, forse non ti ho sentito. Grazie. Alzo un pelo, dopo lo alzo. Adesso non posso. Tanto lo alzo da qua. Depending on how their luck runs. So where are they all? I see Rodrigo over there talking to that guy. Yeah, I don't know him. That guy next to him. He's some kind of cop. I think, I'm not sure. Serious though. Big end cop, anti-gang sort of thing. I can't remember his name. So who's this guy? That guy's a plastic surgeon. Sarà un drogato quello. Tummy toxin. Cock implants. Look at Marcel. Non credo che facciano i cazzi di silicone. Guess that's what a European education and a coke habit will do for Ricky Martin. Ma veramente Ricky Martin era. Very funny, Max. Oh, excuse me. Effettivamente i dialoghi sono poi più bassini. I was mostly working for Rodrigo Branco, a local businessman. Built things, did some charity, had things named after him, won awards, owned things, people. One of the trophies he had won was his wife, Fabiana. Fabiana. She was hot and wanted to be dangerous. Some good genes trying to fight their way out of a cesspit. She'd married well and was now at leisure to regret her good fortune. They got along as well as any rich workaholic and his younger airhead wife tend to get along. They mostly ignored each other. She spent a lot of time with his cokehead younger brother, Marcello. He was a good time guy if your idea of a good time was an expensive suit, a bottle of champagne and nothing between the ears. The middle brother, Victor, had just walked in. Che faccia... He was a local politician. The guy was smoother than an oil slick on an iceberg and about as toxic. The rest of the crowd, I didn't know, but I could imagine the types. People who know if they drink enough, they won't have to feel guilty about their good fortune. Suddenly, things turned real ugly. Felt like our hangovers arrived right on cue. Ostraghetta. Adesso mi bullettimizzo, ragazzi, eh. Fammelo fare. Che fai? Metti giù. Non farlo, Max. Faccio io. Sto andando a 2000 fps, tra l'altro. Voi non lo vedete, ma... Andiamo, Rodrigo. Come si chiamava lui? Rodrigo? Sì. Massimo Pene. It wasn't my own safety I was concerned about. Trophy wife or not. I'd said I would protect the girl. I hoped I hadn't lost my edge. Attiva il bullet time, maiuscolo. It was time to choose. A nasty fall. Premi V e premi spazio. Ragazzi, fenomenale. Come si cambia spalla, però? Voglio cambiare spalla. Ah, con il salto va in bullet time in automatico, quindi. Sono spaccato tutto sul divano. That was the boss lady. Only this time she wasn't. Ah, ma sta sempre con il braccio tutto duro.
con la V o con la C? No. No. Vabbè, spero me lo dica. And I hoped non è perché speravo che non stessero per buttarli su. Tra l'altro c'ha questa narrazione che è veramente bella, Max Payne. Rodrigo, Ocho, che pensi mi? It might have been stupidity or drunkenness or maybe both. Ubriaco, che bella mia. I knew it, I was back taking insane risks, trying to save. Non è troppo alto adesso l'audio? Per carità, ci si sente bene, Tranquilla! Tranquilla! Ok, collezionari, va bene. È una cosa che non terremo d'occhio, Jack. Hey, you need a hand? No, you? Where the hell's Rodrigo? I don't know, man. Somebody's gotta go find him. Sta tutto sotto controllo qua. E sta tutto sotto controllo. I imagine the elevator doors opening to a firing squad of muzzles. Far as I could see it, the one thing my plan had going was that no one else would be stupid enough to pull this move. Ci siamo. What have you done with him? Dice che è bello il bullet time, ma è veramente una cosa fighissima. Per Mikuvi c'è un oggetto per ripararti. Basso a destra abbiamo la vita, sopra non abbiamo niente, quindi la webcam è a posto. Che belli i bullet for my Valentine. Ho preso la sua pistola, ne voglio due, ne voglio. Voglio la mia Desert Eagle, poi io su Max Payne ero main Desert Eagle e basta. Però il pompa lo prendiamo. Oh, shite. Bullet cam, spara all'ultimo nemico con... durante il tempo nella bullet cam. Ma cosa serve? Solo una... serve, questa è una sboronata e basta, però va bene. Va benissimo. Io ho due buchi nella schiena, intanto. È chiuso. What's the embrace? Fammi esplorare un attimo, che... allora, va bene non stare occhio con i collezionabili, però voglio anche capire un attimo. Sì, ogni tanto c'è sto scemo che si butta. I had to move quick, or Bronco's next charitable donation would be to the worms. Ah, sono questi collezionabili, però. Bellissimo. Parkour. Sì, che poi ripeto, la trama del primo non era neanche chissà cosa. Questo... non mi tengo il pompa per adesso. Tanto c'ho questo... ah, ce l'ho le due pistole. No, però... tientelo questo, va. La trama del primo era molto base, era. Però era raccontata molto bene, era quello la roba figa. Rodrigo was too rich a prize for them to throw away. Sure, I'd have to work hard to get him back, but I knew the bad guys would want the boss alive almost as much as I did. Wow.
rampeggianti apri le porte e cancelli e fin lì. The control box was on the wall to the left of the gate. Perché lo butta per terra? Quando lo ho. Riabbasso un po' perché effettivamente lo vedevo dalle barre che era un pochino alto. Ok. Così dovrebbe andare... Anzi, aspetta, fammi vedere una cosa, eh. Cos'è? Visualizza le sgobbate, ma va bene. Comandi, audio. Abbasso la musica. I had to keep moving. I didn't want to fuck this up more than I already had. Cerca indizi, ti faranno capire meglio la situazione. Ho preso un botto di danno. Oh shitties. Come mi curo? Ce n'ho 5, come mi curo? Con tab. Con la X mi giro. The great thing about being famous as well as rich is the bad guys know who to kidnap. Another parking lot rattling with gunfire. Was I too late? Che pensi mi... Oh my god! Prendi un antidolorifico, oh stregheta. Guarda che belli i proiettili che arrivano. Scemo. No, no! Ah, è Riccardo, è il mio amico Rodrigo Milos. Rodrigo! Sparagli alle... Scemo pagliano. Ho ammazzato anche Rodrigo, chiaramente. Rodrigo! Sei quasi morto, bisogna avere un'ultima chance di sopravvivere. Quando si trova sul nemico il mirino diventa rosso. E fin lì. Ah. Mr. Bronco! Signor Bronco! Vabbè, mi alzo, allora. C'è la fisica dei cadaveri, un pochino. Rodrigo was in the van. Maybe it was time to ma porca puttana, ma stai attento, scemo! No, ho inciampato pure sul poliziotto. You're okay. You're okay. Yeah. Come on, get up. Come on, get up. You're okay. Allora, dicevo, non ne avevamo parlato. Okay. Io non mi ricordo che non ne avevamo parlato così bene di Max Payne 3. Ehi, vocês aí, che porra vocês estão fazendo? A justiça local? Cosa? Falando com meus homens assim. Você acha que tem o direito de matar as pessoas a sangue frio, Becker? Cala a boca, cuzão. Continua dando multas. Não capisco. Tchau, Mimi. Vamos. Não capisco cosa dice. E non sono tradotti, non solo spagnolo. Chiama un'ambulanza, per favore. Fuck. You did good, Max. You say so. Don't look so good. Hey, what could be better, huh? The good guys are reunited and the Commando Sombra are dead. I guess. So who's this guy? I don't know. Some kind of cop. Different branch of the police, not UFE, but normal cops. Ah, non è la polizia vera, quindi. Shit, Max, you look kind of beat up. Let's get this lot home and then I'll get you home too. Come on.
Bravo, Bronco. C'è del lavoro per te, a quanto pare. Back home, it was time for some R&R, the only way I knew how. Sì, però non puoi affrontare tutto con l'alcol e gli antidolorifici. Sei veramente finito di merda. Sti tagli qui sono perché le cazzi nel primo, mi pare anche nel secondo, erano dei fumetti. Erano fatte tutte a fumetti. Quindi qui hanno voluto fare le cutscene vere, però con le inquadrature da fumetto, no? Ma sempre alle feste? Ma questo qui ha rotto i coglioni poi, qui Ricky Martin. Then again, what did I expect? These were the kind of people who went to nightclubs in helicopters. Fabiana had brought her sister along, presumably so she could show off. Quindi noi siamo più praticamente un bodyguard che un mercenario. Max, Max, I was speaking to you. Sorry, what was that? Oh, I was saying we get into a lot of scrapes, man. Well, we're still here. Hey. Ma tra l'altro è lo stesso doppiatore di... It wasn't just him, huh, baby? I'm sure you did a lot GTA 5, di? You were probably worried about getting blood on your... L'ho detto fino adesso, scusami, perché non mi viene. Thank you, Max. I don't know what I would do without my sister. Mmm! Spend even more time doing something useful. Yeah, una figlia. You know she works in the favela. She's the good sister. Oh, shut up. What did you hear, Faba? More bodies turned up. Di Michael, esatto. Lo stesso doppiatore di Michael. Did someone say Buzz Q? Hey. I'm just kidding, but it is a cold town, man. Hey, here we are. Sauce. Ciao Rodrigo, ma era Rodrigo il pilota? Mamma mia, Rodrigo. Mio grande amico. I love this place. I love this view. Dai, che ci vuole il plot per farci incazzare e diventare John Wick. Sicuro ci ammazzano Rodrigo. I've been working far too hard. Like a whore during Fleet Street. Beh, Vex, se ubriaco nell'elicottero non capisci poi se sei... se il fastidio è dovuto all'alcol o all'elicottero. Quindi è Stonks, vedi. Che tu inzippare. Marcelo, I think I might have an interesting investment for your brother. We'll call him up, homie. I haven't seen him for a while. Marcelo è il classico VIP, classico uomo importante, ma importante solo perché è il fratello di qualcuno più importante di lui, ma è un coglione di merda. Unzi patunzi. Unzi patunzi. Un pochino perché mi dà fastidio questa musica di merda. Comunque il doppiatore di Max Payne non è lo stesso di Michael di GTA, però il doppiatore di Max è in Control. Ah sì? È che faccio veramente fatica a capire i vari doppiatori inglesi. Quelli italiani sono tre, quindi li capisco. C'è della movida qui, un po' troppa. Sono sicuro tanto arriva qualcuno a sparare, fa una strage, ammazzano Fabiana e a me mi incastrano e me lo mettono al culo e mi tocca riammazzare tutto quanto chi c'è. Bella bro, bella fra. Perché poi Max Payne non è doppiato in Ita? Perché no.
with the second best? Why can't we sit over there, man? Oh, I love you, but Claudio would be the best. Claudio? Scusami. Claudio, he's been very good. If you were going to be in Barcelona... Proprio discoteca, che non si sente cosa dicono. Tutti che limonano. This kind of place made me want to puke. I needed a real drink to deal with the electronic music and the robotic people. Ma i primi mi sa che erano doppiati in italiano. Cioè, almeno il primo Max Payne mi pare fosse doppiato in italiano. Say Max, you're a man of the world. O sbaglio? About what? What do you do about life? Era anche doppiato bene, mi pare. Forse però mi confondo tutti e due. Anche il 2, vedi? Aveva anche un buon doppiaggio, mi pare. Credo siano gli unici giochi Rockstar doppiati, tra l'altro, in italiano. Ah, i primi non erano Rockstar, ma erano Remedy. No, beh, erano sempre Rockstar. Remedy... era lo sviluppatore, no? Detto, penso di amare la donna sbagliata. Vuol fare il puttanino, vuol fare. A minute more of his drivel and I would have to put a bullet in him myself. It soon turned out. Mamma mia, come siamo dello stesso pensiero, Max. Cosa ha fatto? Ha fatto il oh shitteru. Ah, adesso fanno il burdel, ma poi sempre questi, la gang del passamontagna. Ma allora devo fare una strage. Guarda che c'ho il bullet time. Ho detto l'N-word, può darsi. È Rockstar. Su GTA 5 sai quante volte lo dicono. Fammi fare. Oh merda. Porca miseria. Grazie, Crosta. Non c'era da sorprendersi. È dura mettere a fuoco la situazione attraverso il fondo di un bicchiere. Ostia, allora. Non volevo. Ho premuto shift per correre, ma figurati. Ah, scusa, raggiungiamo le ragazze in tempo, allora, dai. Voglio il revolverino. Scusate, permesso. Per me scomparso uno, l'ho visto. The doors had been chained shut. I didn't need my Portuguese for beginners phrase book to work out what was going on. The guy making the noise was the boss. He was sending them around to cut me off from the other side. Okay. And sure enough, a few seconds later, I had some company on the dance floor. There had to be another way out through the VIP lounge. Rich food. Altro modo per uscire dalla sala VIP, il pippo duro, va bene, vado qua allora. Tra l'altro, come si ricarica il bullet anus? Ma il mitrino, noi che ce ne frega, io voglio solo il bullet time e robe a colpo singolo. Ma c'è il vetro. Puttana. Perché sono per terra? Non ho mica capito cosa è successo. Anche la visuale si era zoomata tutta. Tutti con gli Uzi, ma andate a cacare. Imparate a sparare. No, Giovanni e Fabiana. No, 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 stay in the chopper. We'll need a way out of here. I'll go find the girls. Allora le ginocchia lì, devo guardare se si è mosciato. Son of a bitch.
voilà. Basta? Ah no, quello era un uomo, per fortuna non l'ho colpito. No, sono morti! Maledetti criminologi! Devo curarmi a bestia. A parte che una dove l'ho consumata, ce ne avevo tre di antidolorifici. Oh shit. Bestia, ho finito gli antidolorifici. Come con la terra Carlo Conti, oh. No, non è lui. Almeno sarà cosa sentivi quello lì. Eccoli. Antidoloreinus. Che sto spacciavano qua. Disappunto. Anch'io sarei in disappunto. Much as I like to indulge in self-reflection, this wasn't the time. Qua dietro c'è niente. Ma quello di prima, quello che hai da solo, non sono perso allora. Permesso. Don't shoot, por favor. You an American? Sure. Yeah, I'm from Steele, North Dakota, just outside. Si vede che è americano, This is some place, huh? They told me it was a little fresh, but I wasn't expecting things to be quite like this. No. No, see, I've seen things. I was a cop for 25 years. I've seen men run over by combines. I've seen husbands who just ate their wives, but a gunfight in a disco? You were a cop? Yeah, just retired. Oh, what a life that was. And it gave me the money to raise a family. Ma non mi devi raccontare la tua vita adesso? C'è stato una sparatoria in una cazzo di discoteca. You wanna see their picture? No, no. Ma perché mi sta volendo, mi sta facendo lutto? Oh, I won't. I'm retired. Ma stai zitto, stai! Ma era un... Cosa succede, Max? Sei molto... Sei molto sull'attenti. Qui c'è nessuno. Ma si è messo a fare... A dire... A chi se ne frega! C'ho le donne con le pere. Whatever the hell they were arguing about, it was time for me to add my two cents. Uno ne, ce ne ciucciamo. Pesto di merda. Giusto per infierire, ne hanno sparati 7. Voglio la doppia pistolina io. No, non voglio... Vabbè, usiamo due, una... No, il walk va tutto a fuoco. I had no choice but to keep pushing forward. E pushiamo forward. A Gigio stai molto simpatico. Che leccaculo che sei, Ferro Gigio. Guarda, veramente il capo, eh. Grazie per il raidino, comunque. Still alive, at least. Ostia! Non si picchiano le signore! These guys had some real issues with the Broncos. Mata, 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 ha detto, eh. Questi vogliono fottersi. Che figura di merda, mi scusi, cosa faccio qui? Oh no! No, voglio solo una pistola. Però prendo la mia. Voilà. Easy boy. Aha. Aspetta, anche là c'è una roba. Credo, no, è un tavogliolino, È uno sburrazzo, non è niente. Va bene. Proseguiamo. This wasn't the time to be second guessing myself.
I had to hurry or I'd lose them. Ma prima di lose them, esploriamo. Oh shit. No, non funziona. Ma chi l'ha detto, puta? Bravo, Moro. Subati a Moro. Questo non si è sentito, però l'Alert. O non lo sentite uscito fuori? Perché lui... Anche Johnny Stecchino, prima. Odisseo, grazie, però non... Credo sia colpa del volume. Non è uscito, si è uscito. Oh, decidetevi, eh. At least I was getting shot at by a psychopath. These guys weren't messing around. Baghdad con il perizoma, oh no. G-strings. A couple of more seconds and I'd have given some poor street cleaner a crappy start to his day. Ma mi sa sempre che un problema di volumi. Now, I had a ride to catch. Anzi, adesso appena c'è un momento di pausa, provo un attimo a vedere se riesco a sistemare la cosa velocemente. Tra l'altro, perché c'è questa cornice nera? No, ho abbassato tutto però, Aller compresi. Però ci dovrebbero sentire anche sopra il gioco. La cornice da filmato, boh. Giovanna! Adesso vi faccio vedere io con il rifle. Oh, allora non ci prendo. Scemo. Ah, senza bullet time non mi serve. Ostia, devo ricaricare, aspetta, eh. Mi serve, dai. Pensavo di no, invece. Ho fatto tutto perfetto per arrivare all'ultimo stronzo. Oh, shite. Ma ho fatto un genocidio io. Quanti ne hanno questi? Merda, è caduto forte. Ma chi waiting for? Sono stato celerissimo. È un'organizzazione criminale di una multinazionale, non è possibile. Ma sciotto tutto, sciotto. Dov'è quello là? Allora, esci fuori! Il mirino laser fa cacare comunque. Oh, che peccato. Oh, stregheta! Questo non è molto bene. Mamma mia, che sburon. Allora! Oh! Oh, porta miniera. Un po'
più tamarrino dei vecchi Max Payne, diciamo così. There was a goddamn army of these goons. Clearly somebody wanted these girls bad. Per carità, va benissimo. They just assumed the Broncos security team consisted of more than a drunk American has-been and a Brazilian never was who should have paid more attention in flying school. No, hanno sparato a due missili in volo. Che è ben diverso. Ho perso gli antidolorifici. Oh shit. Poi non posso neanche morire, che mi riprendo la vita. Tuffo lento. È un achievement questo? Ho finito il bullet time. Aia, che botta che ho preso. Chi è? Chi è? Oh my god. L'ho usato per il piffero questo. Ecco dove era andato a finire l'antidolorifico di prima. Perché praticamente se c'ho ancora un antidolorifico mi fa sta roba. Ma bellissimo, ho raccolto l'arma... L'arma? L'arma srotolando. Che paura, ma quello com'è morto? Carica, va là. Oh, porta puttana! Nel ciappetto, via. Come il bullet time è solo figo, non ce n'è bisogno. È bellissimo e basta. Ah, che t'ho visto. È inutile che... Ah, porca puttana. Oh, porca puttana. Me la sono sgaggiata per il pippo. No, da qua. Isso sta ficando vergognoso. Ela não vale a pena. Temos a mulher do branco. Foi por isso que... Bestia, come sono, mi sono rugolato. Carica, carica. Voilà. Adesso che pensi mi, piccolo errore ho fatto. Sono scivolato. Ho scivolato veramente molto, però sono scivolato, non è che... Non vedo un piffero. Oh
Olla, olla. La è. Ma che cazzo è che spara? A parte questo stronzo, dico. Nelle palle ti sparo. Bronco, non devi rompermi le palle, tu hai capito? Non ci arrivano i colpi laggiù. Mi faccio vedere io. Ostia. Capperissimi, ragazzi, ci è mancato un peto. Oh. Era con la Q che mi riparavo, ma non serve. Voilà. Oppela. Usiamo l'antidolorificio. Mi hanno colpito, infami di merda. Non è facilissimo comunque quando ci sono tutte queste bastarde nell'occhio. The odds on Giovanna still being alive were getting worse by the second, and if Fabiana wasn't dead already, I was guessing pretty soon she'd start wishing she was. I was up for one god-awful performance review. Mm-hmm. This was a mess. Where the hell was Passos? Non lo so dove è Passos. We were two failed cops failing miserably at being bodyguards. Sicuro qua alla fine c'è un'inculata che ci aspetta. Giovanna! Max! Over here! What's happening? Where were you? Are you all right? What, do I look all right? Don't worry, we're gonna get you out of here. Passos, where is he? Is he okay? I need to make a quick detour. He's fine. He's right there. Oh my god. It's Kaul! Giovanna! Kaul! What are you doing? Raul! Giovanna! Hey! Non gli è fatto come una mela. Seems like I wasn't the only guy around here who had taken his eye off the ball. Are you okay? My weakness was the drink. Passos was the sister. Things were turning pretty ugly in this town. The boss's girl was gone. Giovanna. Part of me wished I was too. Sì, ma minchia. Se vuoi proprio morire, sparati in testa direttamente. Non è che bevi con gli antidolorifici. Well, what choice do we have? We have never paid out ransoms before. But I don't know. I don't like the feeling of this. What about you, Max? I don't know. I'm no expert on hostage negotiations. I know people who are, but they're in America. We don't have time for America. I know you're right, Marcelo. It's not like I don't have the money to pay. Father made a lot of money. We have always been targets. We all know that. Oh no. As much as it pains me, I don't see we have a choice. Maybe after we pay, we find out who did it. We have them. But we all know what I'm saying. Who do you think is targeting your family? Haters. Who can say? Oh, no, gli haters. Life in this country is not easy, you can see that. I have tried to do business the right way, but that's not always possible. Of course I made enemies, but I've also paid a lot of bribes.
It's probably that street gang trying to get a me. I don't know. Che ufficio da super mafia comunque. They're not from any of the favelas. Comando Sombra o no? They're linked to the drug business now. What have I got to do with drugs? Nothing. Everybody loves money. I just want my wife back. We can take the money to them. Si gioca? Sei in fase, non sei in fase cagare. Ha detto figlio di puta, ma io c'ho il bullet time, loro non lo sanno ancora, non l'hanno ancora capito. Guarda che c'ho il bullet time anche nei pugni, eh. Mi lancio e tiro i pugni mentre volo. Un cecchino, bestia, che inculare. Osteria! È un cecchino di merda allora. Da che parte sta? Scusatemi. Apparently someone up in the nosebleeds didn't like the game we were playing. The money was gone. Then I was sarà un poliziotto, sarà tipo. The bullets came from long range. Well armed professionals and I was starting to feel decidedly amateur. Come on, come on. Oh my god. Di... Ah, per un pelo. You okay? Yeah. All right. Ma che ok che c'hai un braccio sbudellato. I've been shot more times than I could remember. But this felt different. Maybe fate was sending me a message. Trying to tell me my luck was finally about to run out. Oh, or no. Maybe I just severed an artery and was bleeding out like any number of fools who got shot playing with guns. Either way, chi è Pelé? I was failing fast. Oh, God, sporca miseria. Dai. Prendo io quella pistola. Devo arrivare fino lì, però. At least one of us had a gun now. That raised our chances non io, of survival quindi, va bene. All the way from nil to ma quello slim. È il logo dell'Inter. Quick as you can. È arrivato. The guy with the bag must have got hit. He's bleeding all over the place. He's not the only one. Come on. I think he went this way. So this was it. My easy retirement. Siamo veramente messi di merda comunque. A chance to drink for free while magari nei cessi ci puniamo la ferita, uno straccio per fermare l'emorragia, gli scarpini li vendiamo. Ho capito, ci sei ancora, ma sono veramente messo di merda. Oh, Riccardo, vieni qua. Eh sì, Mary. Scusa, quello nel non il lo scudetto intorno, però FC Inter. Wow. So I got missed all the fun. You see there grandpa? Come on. Getting flashbacks to that wedding we worked in Aruba. Poteva almeno darmi un succo di frutta, sì. Days when I thought I might actually like this job. Ma che la maledizione di Marco Madia, povero Riccardo. Hey, careful my friend. That's blasphemy in this town. You okay, bro? Never better. Whose idea was this? Probabilmente a ridere quella cazzata che ha fatto palo. Anche lui? No, non si è visto. Could be a lot worse. Here. Thank you. Right. Here we go. Put the sleeve on, come on. Alright, don't be a pussy. Oh, non dire. Lui non fare la pussy, non si dice, dai. Who the hell
do you think it was? Riccardo qui. Gate crash our little wine and cheese party. I have no idea. This is Sao Paulo, brother. Could be anyone. Anyone with access to high-powered sniper rifles and trained killers. That's pretty much everyone. Great. So what now, Einstein? Well, I guess we get these Comando Sombra their money and make sure they know we did not try to trick them. Otherwise, Fabiana, she won't come back in such good shape. Oh, ma non finite più però, eh? Ma cosa dice? Non capisco. Adesso vedrete voi che figura di merda. Oh, porta puttana. Però, ma si è alzato quando mi sono abbassato io, ti pareva? No. Looks clear. Come on, move. All clear. Vuoi tirare un altro pallone? Posso io? Liquidigno. Orca puttana. Liquidigno nel campo di calcio. Ah no, si è bucato. Vabbè. All right, let's keep moving. So what am I, the button pusher? Yeah. You're so good at it. Good job. Gliel'ho bucato sto pallone. Just another day at the office, huh? You should have known this wouldn't end well. Didn't even begin well. Sono la fabbrica delle persone, sì. I guess I must have skipped that class. Okay, come on. Let's go. Let's go. Where is he going? What do we got here? Does he have the money? No. But he might be able to tell us what the fuck is going on. Figlio da puta. Ti aveva detto figlio di puta. Heads up. Here comes friends. Ah, non ho fallito. Oh shit. La faccia, aia. Bestia. Something tells me we're heading in the right direction. Straight on here, I'll cover you. Come on, let's move. Son of a bitch. You okay? About the same as before. Ma come, sono veramente un grampa. Hai detto figlio di puta quello lì, eh. Gli sparo nella faccia, altro che. Aspetta, qua c'è roba. Trophies and game plans. It had been a very long time since I'd had one of either. Studio anche le tattiche dei calciatori. Vedrai come. No. Speravo. Ho mancato una colonna col naso. Vedrai. Who the hell had tipped these guys off? I didn't know what to think anymore. This town had more smoke and mirrors than a strip club. Ti puzza qualcosa, Max? Adesso lo vedi. La stiamo ancora aspettando l'inculata plottona. Vabbè, basta rialzarla la serrana. Orca puttana. Sono dei... come si chiamano questi personaggi? Sono militarizzati. Oh,
Anche secondo me vi hanno visto, eh. Orca merda. Piega. Porca puttana, si sono nascosti tutti. Quello là, dai. Ma che cazzo spari tu? Voilà. Aspetta, che camiar? C'hanno i mitraglietti, c'hanno l'MP5 questi. Flakjack. This is high-end gear. These guys are seriously financed. Yeah, I noticed. I'll get you one for Christmas. So, come on, let's sono accorto anch'io. Riccardo. Che è sempre Rodrigo, però. Non lo fare, scemo. È morto. Porca merda, dovevo infilarmi nella porta. Marty, guarda, prima abbiamo fatto un parkour giù dal palazzo che non hai idea. I didn't give a damn about the money. Grazie Filippo Potamo. Corro. È stato colpito, guarda come squizza. Ti faccio contro il muro, non importa. Porca puttana. Sono spaccato contro il muro. E basta un po'. Sempre il naso è quello che si rimette sempre. Dov'è il figlio de puta? Grazie, Castomania. Vabbè. Eccoti dove cazzo. Scemo. Poi ho preso sto cazzo di mitra. Fammelo usare. Lo tiene in mano come una valigetta. Dai. Sto arrivando, eh. Gli antidolorifici. La mia drugs. It was time to introduce our sniping pal to something more intimate and short range. C'era un mago, Rodrigo. Ma dove cazzo mi sono andato a infilare? Mi sono andato a infilare sopra i tavolini. E basta. Oh. That guy was getting annoying. How did they know about the exchange? This is Sampa, bro. That kind of cash doesn't stay quiet for long. And these kids like expensive toys. Here, put this on. Have a better chance if we split up. Almost looks like we know what we're doing. Minchia, col Barrett. Don't speak too soon, brother. Fammelo usare a me il Barrett, oh. Oppure dammi un desertitore. Possiamo sparare anche allo scemo con la valigia comunque. Whatever you say.
Fatto? No. Porca merda. È pieno di bastardi. È durato poco, è durato poco. Porca petena. Ricarica veloce, che è qui. È caduto da solo quello. Mi pareva che era ancora vivo. Cazzi, mi ha ribaltato. Chi manca? Questo è più bello. Fatica bestia. C'è lo scemo qui dietro. Vado avanti, vado. Giustamente, perché è finita la fazione di prima, li abbiamo uccisi tutti. Adesso arrivano quelli di un'altra fazione, perché... Oh, cacca. Quanto era fatto bene lui che cadeva dalle scale, ragazzi. Era veramente una persona vera che cadeva dalle scale. Drugs. All right, I'm inside. Looks like a VIP lounge or something. I'm gonna check it out. Neves vai nos matar, hein, se a gente não voltar com dinheiro, né? E aí, menina, alguma... Fermo. Oh shit. Oh porca puttana. Asteria, ragazzi, esplode tutto, tutto. Che? Dobbiamo risolvere questa cosa di volare giù. Sì, ho un problema, ragazzi. Qua c'è qualcosa sicuro. Va. Aspetta, Max, che qua ci troviamo. Vedi. What was I doing back here? This wasn't the time to be admiring a bunch of overpaid heroes I'd never even heard of. Looks like some kind of maintenance elevator. It's time to move, bro. Yeah, I hear you. Where are you headed? I'm going up. I don't know. Come uccidono. Guessing nowhere nice. Riccardo. Signing the money? Nidos. Nope. Just people shooting at me. Our surprise guest brought a lot of friends. Sì, truffatori anonimi. Dallo psicologo. E c'ho questa, praticamente questa cosa che mi succede. Mi butto di continuo dai balconi, cioè dove c'è una ringhiera io la scavallo. Cazzi.
tutte le ho fatte. Ah! Oh no! Aha! Corro! Corro quanto posso, Dov'è? Lì? Ma lì ci penso, gli sparo nella faccia, gli sparo. I made it. Ah, babà, bebè. Voglio cambiare spalla. Allora. E no, Otacon, mi dispiace. It's all clear up here. What about the kid with the money? I don't even. Must be still in this section. Wait. Hang on. What's happening, Passos? Shit. The whole gang ahead of my way. I'm almost out of ammo, bro. Make it a run for it. All right. Try to clear you some space. Oh, fammi usare a me il cecchino. Bello spedito però, come gioco. Non ci abbiamo un attimo per respirare? Voglio giocare a Sniper Elite adesso. Bestia. Oh, Max, devi sparare. Non mi fare seguire lo scemo. Che belle ste cose. Che testata nella ringhiera. Tanto era già morto, però vabbè. I see him. Put it down, Mac. Rack. Bestia, che capocciata. Si è messo pure seduto. Eh sì, Pier. Dove sono? Dimmelo. Fatta. Ah. Dall'altra parte. Allora. Oh, dove? Nel culo dentro. Gli ho fatto proprio il buco perfetto al centro del ciappetto. Quanto è stato soddisfacente questo. Porca puttana. Madonna, il mento. Contando che potrebbero essere lì dentro. Continua a dire bro, però non Max lui, mi sta un po' sulle palle. Ah, guerra di cecchini, No, con la pistola no, Max. Cecchino contro cecchino. Non è che cecchino contro pistola. Il pirla con la pistola devo essere io, scusami. Bravo come noi.
Tra l'altro, se notate, una cosa molto figa di sto gioco, anche di quelli prima, è che quando tipo tu attivi il bullet time, in realtà sempre, però quando attivi il bullet time si nota il cioè non c'è, non è quando spari c'è la linea, un'ipotetica linea del proiettile, no, tu quando spari si vede proprio il proiettile uscire dall'arma e colpire. Prima con il cecchino, quando sparavo mentre miravo, si vedeva per un millisecondo il proiettile davanti il mirino che partiva. Sanno usare le armi, anche noi sappiamo usare le armi comunque. Goes the money. Now we've lost the wife and $3 million. The boss will be giving us a raise at this rate. Yeah, that's messed up, all right. Li voglio 3 milioni. Sono comodi. Take care of that guy in the IT tower. I'll meet you at the chopper. Ah già, c'è ancora il cecchino. I'm gonna make a run for the light rig. I had a hole in my second favorite drinking arm. And the only way we were likely to get Fabiana back now was in installments. Whoever our uninvited guests were, il mio secondo I was braccio about preferito, done in playing effetti. Soldiers. Cretino scemo, imbecille. Dimmelo, non lo puoi uccidere. Ae! Che figura di merda. Dimmi, non lo puoi uccidere, non gli sparo. Secondo me là c'è un'arma durissima. Devo andarla a prendere. Vai. Ma quando completo le armi d'oro sono solo collezionabili che così e basta? Oppure dite che mi potenziano in qualche modo l'arma? Cioè alla fine avrò l'arma d'oro. Oh porca bestia! Vedete i proiettili che arrivano? There was only one way up there. Ok, I'm going up. Che io penso di poterle usare. Believe me, I ain't gonna drag this out. Oh, e che cazzi. GG, lo so che sei lì dietro. Fa poco il fiume. Oh, porca bestia, mi ha sparato. Non sto mai zitto, però, porca vacca. We'd half destroyed Sao Paulo's most hallowed place of worship. Looking back, it was strange. No, neanche io volevo saltare qui, in effetti. A habit of only making sense to me, looking back long after I'd run out of time to fix them. Ah, ma qui non capivo la prospettiva, porca puttana. Non cadere di sotto, per favore. Bene. Non stavo capendo la prospettiva, sembrava tutto un'altra cosa. This is a bad idea. Cosa ha detto che devo fare? Ha detto salta, ho sentito jump the rails. Forse da lì, ah, devo saltare lì di sotto. Volevo buttarlo di sotto, non ce l'ho fatta. Sì. Ah. Gardaland. Ma se...
Sì. Dai. Fammelo ti beggare pure, perché ormai lo ti beggo non conta niente. Ma fatti ti beggare. Beh, Max Payne è un John Wick tantissimo comunque. Cioè, prima Max Payne letteralmente gli hanno ucciso la moglie, la figlia e l'amico, e lui ha ucciso tutta la mafia di conseguenza, quindi questo è un problema, ma tanto è inutile perché io sparo i missili. Chi era lui? Non ho capito, troppo veloce. Comunque la grafica se la cava ancora oggi, eh. Sure. Trouble finds cioè, di quando è questo? 2012? Slumped in a bar, drunk on self-pity. No, che è 2012. I'd been sitting at the bar for three hours. Questo se non è Michael di GTA, porca puttana. I tried not to look at things. I tried not to think about 2012, ma 2012 non era uscita la Play 4. Less about the things that make up people's lives and more about the holes that losing those things leave behind. But I wasn't doing a very good job at it. Per un pelo, quindi. PS4 2013, mi pareva 2014, no? Nel 2012. Scusa, GTA è uscito nel 2013. Per PS4 però l'anno dopo. Non è possibile. 2014 la Play 4. Pillar of the New Jersey community. Mi stanno dando dello sbirro. Ma quello dietro l'ho visto nel Jersey Shore io. Seriously? I thought I told you to get out of here, old man. Nice echo. The gorillas have personalities of their own, or they just agree with everything you say. GTA 5 per Play 4 è uscito l'anno dopo. Yeah, has been washed up old cops you go on TV. Yeah. Tell some jokes about how you got your wife killed or some shit. Yeah, where's the little old lady? Cosa ha detto? How you got involved with killers? I own this town, amigo. That's a good line. You practice that in front of the mirror in your underwear? Your father owns this town. Yeah, dear old dad, well-known drug dealer and murderer. You're nothing but a chump. Invece tu puoi mancare di rispetto alla mia famiglia, non è morta. E Pauly D. But I might start anytime. Now say you're sorry. Say you're sorry. Has been caught, motherfucker. Say you are sorry. Say you're fucking sorry. Look away from me. Look away from me. Don't you stare at me. Say you're sorry. Listen to him. Which you want first? Don't act clever, you fucking leather jacket dipshit cop cunt. Don't act clever. I will blow your brains. Cavolo, c'ho il bullet time, io. Cioè, c'ho il bullet time, io. Yeah, don't fuck with me, Marty. I'll shoot you as well. Don't fuck with me. Marty, he ain't fucking kidding. Shut the gun down, son. Ma poi con chi stanno facendo tutto loro, stanno facendo, eh? Thank you, thank you. Now get the fuck out of here before anyone gets shot. I got you. Who the fuck are you? I got you. Respect fuck. Troppo fuck però, è un casino, eh. Ero zitto lì. Max fucking Payne. How you doing? Max fucking Payne. Remember me? Pasos. How pasos? Come on, we went to the academy together, man. Ah, questo è un flashback. Non l'avevo capito, non ho letto. Working homicide. I nearly got killed, man. I gave up. I got into private work. Here, Central America, Brazil, where my family comes from. All over. Ah, that's great. Travel, see the world. Yeah, keeps me busy. I take care of people, you know? Proper bodyguarding. Hey, I'm working for a good firm. I'm actually here on a bit of a recruitment drive. Yeah, well. Why don't you drive on off back into the sunset there, Pesos? It's been nice catching up. At least let me buy you a drink. Dai. Yeah, sure.
Sono un alcolizzato, se mi offri il drink io ci casco, eh. I had to admit I kind of liked the guy. Hey, another round. Max is buying. He had a great set of stories, but I still wasn't interested in becoming a white knight again. Saúde. Cheers. What, I don't look like I go to Shakespeare or something? Saúde! Saúde! È tornato, cazzo. Non si dice, non si dice. Yeah. Dai, l'ha detto. Fuck off. I don't like spicks who tell me to fuck off. È veramente un criminale, eh? Now fuck off. Don't stare at me, whore. Pure. You asshole, no dick asshole. Fagli vedere chi comanda. Fagli vedere. You spray tan Guido douche. Girl sure had balls. È italiano, eh. Huh? Mamma mia, se ti sparo nel pettissimo. Why I did it. Guess I never liked seeing girls get hit. But from that moment. Ho detto anche la F-word, l'ho fatto anche per quello, eh. A me non piaccio quando dicono queste cose. Holy, basta, eh. Ma che cazzo è che mi sta sparando? Scusatemi. C'è uno sopra, c'è? Anche a Paul è tornato mafia, sì. Stai, io lo so. E vai. Sì, ma se io non trovo la mia Desert Eagle mi incazzo, The bar held a lot of memories for me. Most of them fuzzy, but memories. Faccio buca, eh. This looked like goodbye. Mi sono sfasciato a merda contro il biliardo, però ho fatto buca, ho fatto. Magari c'è un achievement, facciamole tutte. I've gotten into my share of bar fights, but that night made me wish for any one of those. It ain't often you get nostalgic for getting your ass kicked by six sailors on shore leave. Aspetta, eh. Maybe I wanted to die there. Amongst the empty bottles and my slept in clothes. When you write your life into a tragedy, events don't always follow suit. Yeah, I know you brought a fucking army down here, but there ain't. C'ho il bullet time. Ma era la testa quella lì? Scemo. Non era successa questa cosa qui prima. Grazie al cazzo che non l'ho visto. Era lui, l'ho sparato nella gamba. Ce n'è uno di qua, l'ho visto, eh. Cazzo. Vengono fuori delle azioni incredibili. Come era successa? Ma non me la ricordo. Il mio cervello l'ha cancellata completamente. Vedi, qui c'era una roba, eh. Scotch and pills. What could possibly go wrong? Guarda, non stai molto bene, però.
The only way my first meeting with Passos could have gone any worse was if he turned a gun on me along with everyone else. I should have realized partnerships start as they mean to go on. Non sa nessuno che siamo qui dietro. Non escono fuori dei capelli. Bestia. Fuck. Là. Stava parlando nella sua mente, era. Sono pensieri questi. Pezzi di armi? No. Andiamo. This easy for us, are they? Stay over here. Cover me. Yes, sir. He could have been setting me up for a fall, but something told me. Cioè, veramente, noi stiamo facendo. Qualcuno ha provato a contare. Mi hanno preso. Qualcuno ha provato a contare quanti ne abbiamo uccisi? Perché secondo me sono molti, molti, eh. Ah, quello lassù è il mio amico di merda. Sciampa lì. Non stento a crederlo, Pier. The bar was right around the corner from my apartment. It only took a few minutes to get back. Anche nei primi due non scherzava assolutamente. Nice place you got here, homie. Thanks for noticing. Why are you living like this? Like what? You know, scratching around? Sitting in bars all day? Diglielo. Rimettilo in sesto. I haven't found the right guy to put a bullet through my head yet. I just don't know. I can get you work, Max. Work that only a guy like you can do. Can you give me work sitting in a bar feeling sorry for myself? Where do I sign up? Saúde. Gesundheit. Alla santé. Eh? You were the best guy in the academy. And you won medals on the street. Hey, I lost loved ones on the street. Right? Family. Ma quindi once. Per questo non ti compri una casa bella? Non ho capito. So leave. Start over. You've mourned enough. È vero, dopo guardiamo le statistiche del gioco. I ain't a cop no more. And this ain't cop work. This is protecting people in places where the cops ain't too hot. No thanks, pal. I think I just better lay low for a while. Ma volare in basso, abbiamo ucciso 300 persone. Chi è questo mo? About that plan. I'm coming after you, you motherfucking murdering bastard! Meet 100 angry greaseballs! Who's that? Anthony DeMarco is the father of the kid I just shot. Yeah, that looks about right. Ma si conosce benissimo. You killed my only son! Se c'hai il figlio testa di cazzo e tu lo sei più di lui. When did I ever needed to invite Magalli? It always found me. No matter where I hid. C'ho il bullet time, mi spiace, ma. Ha detto droga, ha detto? Che esclamazione è droga? Ma questi sono tutti mirini? Dai, venite una volta. Vediamo le sgobbate.
No, queste sono... Quante armi ci sono? Dov'è la Desert Eagle? È questa? No. È questa, è... Ho sparato 830 colpi. Centoquaranta nemici li ho uccisi con le pistole. 8 col pompa, 58 con i mitra, 27 con i fucili d'assalto, 140, 148. Siamo a 200 e passa, 200, intorno ai 230. Corpo a corpo. Non eravamo del tutto sbagliati dicendo this old guy, my days of playing dress up were over. I wasn't some gallant knight. I didn't need a shield. Però qui c'è un pezzo antidolorifici. I guess I thought if I was going to be shot in the face antidolorifici. Vai. Be me pulling the trigger. Aia. E staccati, scemo. Io voglio sapere come cazzo si cambia spalla. H si cambia spalla. Non rompere più coglioni. I didn't have a fancy green light on my gun. Just a stubborn desire to stop those thugs from having their way. I hadn't wanted to live so bad. No, le panicciocovec. Che sfiga bestia. Hey, you're fucking dead! Questo che cazzo è? È in mutande. Shh, my boy. Don't be afraid of the fires. You think that'll hurt you? You think they'll char your skin and char your bones? But it'll make you clean in the long run. The joys of hygiene! Eh? Come to me, you sinners, you evil men! You were born and built in squalor! Si fa esplodere. Non si è fatto. Ma era ancora lì, è fatta male la scena, è fatta male. Si è visto che dopo l'esplosione c'era ancora. C'è un po' di esplosivi qui dentro. Ci faceva colazione lui. If I'd been given a few more years looking into the bottom of a glass, I might have been on the same page. Comunque è ancora vivo, l'abbiamo visto. Look like he was keeping an eye on me. Must have thought we were kindred spirits. More and more I think he was right. Non devo. Rent was gonna have to be lowered in the building. That was something the tenants committee could thank me for. No, mi sembrava la Desert Eagle per un attimo. Ma purtroppo a mente non lo era. Scramble away from what's left of your life over dead bodies and a few loose roof tiles. If I thought things through, I may have sat down and let myself burn right there. Quello era Jason Statham, l'ho riconosciuto. E
pezzo di Sterak. Vabbè, bebè. Non c'ho il bullet trimens. No, crazy, non ci gioco da una vita, lol. Dove cazzo state? Ai, orca puttana. Palle? Sì. No, forse l'anno scorso, vecchio, non credo anni fa. Ce la faccio, mi perdoni, un attimo. Se può. Grazie. Gunfire over Hoboken. Felt strange to be at the center of it again. The target, that is. Like an old comedian. C'è un altro modo per salire che non fare il coglione. Poi non devo neanche salire qua. Non c'è neanche un'arma. Coming in Newark Airport. Get right on the Pulaski, pal. Don't dovrò andare down. Qua. Break dance. Sì, le doppie pistole ce l'ho, però mi garba di più con una. Alright guys, let's look alive. We're gonna get this prick. Mi piace un sacco giocarlo solo con la pistola. Che figura di merda, ragazzi. Cioè, ho fatto il figo fino adesso e mi sono fatto sgamare scivolando come un pirla. Mamma mia, però. Dove cazzo eri? There were wrecks all around, and not the kind you fix up for a weekend project. These were the wrecks you crossed the road to avoid. Scusami, che io devo fare questa cosa qui per... Vabbè, mi fa troppo ridere che devo per forza... Devo per forza fare così per saltare. Cosa fa quello lì? Imbecille. Devo fracassare le... Ma si può saltare? Con barra spaziatrice. Però se premo barra spaziatrice in avanti mi fa il bullet time. Non c'è un salto normale. Ma cappa. No, ho preso gli antidolorifici, ho sbagliato. Tabbato per aprire la rotella delle armi, ma
Oh, straghetta. La K sarebbe stato la K 47. Insomma, la K come tasto per saltare sarebbe stato molto divertente. Tasto dall'altra parte della tastiera per saltare. Scotch and pills. What could possibly go wrong? Non lo devi dire ogni volta, Scotch and pills. No, se premo la barra spaziatrice e basta, non fa niente. These chumps have been chopping up cars around the corner from my apartment for the last year. The ex-cop and me clocked it months ago, but the deadbeat and me didn't give a shit. What the fuck? Huh? Oh, shit, it's cop. Cosa ne sanno che sono un poliziotto? Perché ho il trench di pelle nero? Sono così riconoscibile? Sta tutto in copertura. Porca merda. Chissà dove cazzo stavo sparando. Allora? Cos'è sto vedo non vedo zigulin zigulin? Vabbè, giustamente, se entro sfondando il tetto sono per forza un poliziotto. Always in moderation. How's this look? Okay? Oh, cioè? Che questi spuntano da ogni cazzo di parte. Te l'avevo detto. Porca puttana, quanto male fanno. È che non mi accorgo quando mi sparano. Cazzo è quello là? Lui a chi spara? Che bello. Dead end. But you knew your way around these parts. Let's just get over there. Yeah. Think you need a hand? Premerei quando sei vicino a una sporgenza, ok. Mi sa che non l'ho provato a fare quello. Let's go, amigo. You like that? Should be a bit quieter in here. Yeah, it's nice. Yeah, I can see why you'd want to leave this place, Max. It's real charming. Isn't it? So look, I got some friends in Queens. We can stay there for a few days. Queens. Queens, dov'è? New York. Vabbè, perché qui siamo a New York. È vero. Non siamo ancora in Brasile. Viva, anche se non in gran forma. Fiume Tiete, dove c'è la Fabiana. I think they're a group called the Crashapre. Why did you tell me they were called the CS? They are. I mean, Fabiana. She was kidnapped by the CS. The guys that crashed our little party at the stadium,
They were a group of paramilitaries. You'll have to forgive me for not being able to follow all this. Ricorda Arthur Morgan. Beh, non mi ricorda solo Michael De Santa. Poi, per carità, Arthur Morgan te lo ricorda come ricorda Michael De Santa, perché è la Rockstar e le animazioni sono tutte... No, c'ha tutto lo si nota lo stile della Rockstar. Gotta be there. This is a known Comando Sombra area. You know, if I'd been doing my job properly, we wouldn't be out here in the middle of nowhere looking for some broad who got pinched on my watch. That's what we tell ourselves, huh? It's all our fault. No, I'm serious. By the time they grabbed the girls, I was half cut. I ain't slipping, man. I'm slipped. I'm a bad joke. Max, we work private security. Tutto pressione, Max. Ex-cops, ex-good guys. We all have our reasons why we became ex. Maybe now we can put things right, okay? So that was it, was it? Say the magic word and be absolved of your sins. If only shit were that simple, I'd have done it years ago. Me, I've been stuck in the past so long, I'd forgotten what year it was. Max, quit your daydreaming. This is it. It's over there. I cut the engine. Glide in. Non go anywhere. Che posto di merda è questo? Ma che schifo, sarà pieno le sanguisughe, le bestie. Ti mangiano, muori adesso. Che schifo è l'acqua poi. Tutto terribile. Questi squizzetti, vabbè. No, Dragon, erano della Remedy a quanto pare. Non me lo ricordavo neanche io, però sì, pensandoci, sì, me lo ricordo. Vabbè, qui non c'è nessuno che ci romperà le palle per il momento, no? Dove... C'è la strada... Looked like Passos had brought us to the right place. That was the chopper the Commando Sombra used to escape the nightclub attack. If Fabiana wasn't around here, then at least someone that knew where she was had to be. Ah. Ah, c'era questo, c'era anche prima questo passaggio. È vero, con la E si scavalca, ragazzi. Però era più bello spaccarsi a merda. As the weather worsened, I caught a glimpse of the rusted shells of previous lives that had been lived out here in this swampy shithole, and I wondered if I would end up the same way, or what would happen to that girl I was supposed to protect. Mm-hmm. Ora ci hanno sentito tutti, porca paletta. I had no idea what lay ahead, and lo so io cosa ci aspetta, Max. I knew this was where I had to be. Del piombo. I felt responsible. I just had to fix the situation right here. Ma ci facciamo danno. Però ne vale la pena, eh. I couldn't understand le ciabatte, quello. Cheap hoods are the same from here to Timbuktu. Ah no, sono scarpe, sembrava ci avesse le ciabatte. L'immagino questo milite. Lì, la K-47, le granate, con la... poi c'è le ciabatte. I had to find her quickly. Perché non l'avevi già possible. Caricata prima la pistola? Se ti trovavi in un'inculata? Ma c'abbiamo lo silenziatore, bello. Voglio solo quest'arma. To keep a low profile, a bit out of character for a guy who's only comfortable with a bottle of whiskey or a gun in his hand. No, potevo farlo anche prima. Fa
fanculo. So far, I'd managed to keep a low profile, a bit out of character for a guy who's only comfortable with a bottle of whiskey or a gun in his hand. I kept moving toward the signs of life, rubbing them out as I went along. Stealthy, eh? I'd seen enough to know that Fabiana was at least alive, if not exactly well. Tutta sgrattugiata, poverina. Quite the kind and gentle type. Molto semplice, infatti un po' mi manca. Vorrei anche un remake fatto bene del primo Splinter Cell. Sarebbe bellissimo, sarebbe. Vai se fuder, cara! Vai tomar no meio do cu! Eu vou te meter bala, hein! Vá se fuder, porra! Oi! Dani! Você tá aí? Você tem um cigarro? Te lo do io il cigarro adesso. Vedrai come te lo do. Porca miseria! Pensavo di avere il bullet time, invece non ce l'avevo. Once again. Quante me ne sono perse di sub? Ma che cazzi è? Ma ancora questo? Porca di una puttana. Sono spaccato contro il muro. Non ho la vita. Un pochino me la ridà. Comunque fatemi fare una cosa, va. Intanto ringrazio a Giova Omega, che era un botto di tempo fa e non credo di averlo ringraziato, e Yeti, che altrimenti mi scorto. Vado un attimo a vedere se posso fare niente per le donazionchi. Su. Non me ne frega niente del mio logo. Allora, datemi un second, voglio vedere se c'è un volume generale. Alert delay, alert the baby blues. No. Guarda che non si capisce un piffero da qui, follow, aspetta, no, c'è qua. General setting. Perché da OBS, proprietà audio avanzelle, aspetta, mostra tutto. No. Un secondo, ragazzi. Abbiate un attimo di pazienza. Grazie, Motta. La pizza era buona, a quest'ora l'hai mangiata? Sono un po' invidioso, però. Spero di non aver fatto troppo, fammi fare un test. Rimando questo. Non lo rimanda. Mando... Questa? E terra de rose. This is a test donation for 24 euro. Un pochino, però lo posso alzare ancora. Boh, direi che siamo a posto, eh?
Vai. Ah. Che bella la vita del Pain. Dovrei curarmi, ma mi faccio prima sparare. I had to keep moving. I hoped that I'd find Fabiana sooner than later, if at all. Ho fatto sbagliato. Arca puttana. Io che me la voglio complicare anche di tenerla. Quindi posso salire anche qua. Ragazzi, ho lay ground. Certo che l'H come cambio spalla fa un po' cacare, lo dovrei rimappare. Aia! Oh, porca puttana! Oh shit! Ma è caduto da solo, non l'ho mica colpito io. È scivolato su una buccia di banana. Che figura di Peppe. C'era un pezzo d'oro sopra d'oro prima. Appunto. A sto punto andiamo a vedere. Che bella la pistola silenziata sempre. Ah, era qua. Aia! Scemo. Aspetta. Stavolta l'ho colpito, però ho inciampato un pochino da solo lo stesso, eh. Bestia miseria. Là. Basta, basta. Bellissimo! Ecco cos'era il corpo a corpo. Stare di schiena si fa meno danno. Non lo so. Non mi sembra abbia tutto questo. Qui era dove era la tizia. Tutto questo script. That was the chair that she had been held in. I had just missed them. Ma di proiettili ce n'abbiamo ancora un botto. They've been making a reality show starring Sao Paulo's favorite housewife. Probably thought it would grease the wheels with the ransom money, but it only made me want to shove the cash down their throats.
She was on the move. If they'd finally decided to kill her, I wasn't doing anything to persuade them otherwise. Voglio vedere se effettivamente aumentando ho aumentato a cazzo, metto più 10 decibel, mi stordisco, però no, non cambia un cazzo. Ma lo riporto a zero qui. Bisogna guardare, mi sa, ogni... No, non era un po' più alta, Mary. Ho messo a 10, non è cambiato niente. Attimo un secondo, perché questa cosa qui mi fa incazzare. Sound volume. Metto così. Questo è quello base. Lo devo fare di ognuno, quindi, porca puttana. Sound volume era il 2%. Adesso è giusto. Anche un pelo più basso, che bastava anche di meno. Però tipo questa cos'era? Ti avevo promesso 42 mesi per te. Questo qui, quindi no. La 37-40. Vabbè, ci guardo dopo comunque. Boh. E che lo devo fare per tutte le varianti, porca puttana. Non c'è un generale. Stonks. I could hear drilling through the wall. It sounded more like boat hull than bone, but I needed to be sure. There she was, right in front of me. The drunk fool in me wanted to make a play. But I had just about enough sense to know that I'd end up with another dead girl in my arms if I did. E adesso vi ammazzo tutti. Aspetto che arriva il Pirletta. Non mi facevo usare il bullet time, in effetti. Non mi stava facendo usare il bullet time. Adesso che pensi mi... visto la marijuana, drogati, il covo di drogati ho trovato. Datemi le pilloline. Ma cocaine, quello che è una fabbrica di tutto, vedrai che voglia te ce n'era di roba.
Serrano had taken Fabiana through the garage. Ho trovato tutto. Ah, ecco. Quindi adesso se mi prendo il Luzzi sono fenomenale, divento il capo della banda. Figurati, qua non ce l'ha nessuno. Ah! Ce l'ho dopo. Devo premere un pulsantino da qualche parte. I open the door to the next circle of this low rent hell. Sono Mastro Uzi adesso, non mi ferma più nessuno, eh. Ah, era durissimo quello. Oh, porta miniera. Devo ricaricare. Grazie, Motta, che ha regalato una sub a Mastro Ganja. Grazie. Non c'ho. Che figura di merda, c'era la parete invisibilio. Oh lol. Bestia, che cazzo di raggio c'hanno le granate? Ma mi sa che prima mi sono preso infatti anche il danno del bombolotto esplosivo. No, c'è lo stronzo laggiù. T'ho visto, infame. Fabiana in a worrying amount of time, but at least I wasn't following the trail of her fingers. Facciamoci. Allora, vediamo se c'è qualche causa qua. Mi sembra ci sia un piffero. Abbiamo fatto fuori mezzo Brasile, andiamo via. Non c'è niente. No, non ho scavalcato con la Evi, assolutamente. Secondo me è qua boss fight. I had to keep on going across the docks. No. È troppo aperto per non esserci. Arriva un mostro. Adesso appena attivo qui arriva un'ondata di pelle. Si chiama Fabiana, si chiama. Fabiana, la chiamano Fabiana. Fabiana. È brasiliana, per lei.
and maybe a few years before that as well. Eh? Ho visto. Arrivo con la mia corsetta da ottantenne, ecca miseria. Adesso tutti che si alzano in piedi fanno bubu settete e sono in 96 milioni. Troppo Max, non sapevo notare. C'ho più vita di prima, però. Li abbiamo preso adesso. Splash! Pue, pue. Pipipi, top. Prendi pipipi questo. Porca miseria. Sparate al pippo, aia. Mi sembra una coppiata decente questa. Porca puttana. Allora, da qui, Max, dobbiamo fa... Aspetta, volevo vedere giusto una cosa. C'ho Luzzi infilzato nel... Purtroppo... Addirittura. Mi sembra solo un mirino delle palle, però. Però come squizza quello? Come spriuzza il sangue. Oh no. C'è? Ce n'è ancora qualcuno? Cioè mi faceva last hit al rallentatore. Pilloline. Ho visto luccichio. Ma l'LMG questo qui era? È questo che c'ho in mano, l'LMG. Era un salvagente, che cazzo, pensavo fosse uno. Sono stata. Allora. Ma sta a vedere che non era salvagente anche prima e ci avevo visto bene. Durezza questi legni. E allora mi ha rotto i coglioni, mi ha rotto. Dite che ci arrivo di là. Questa era una zona. Ah, però non sono morto. Allora.
sono un paletto molto duro, però sì. Ho fatto molto male. Ciao Akane, buongiorno. Oh, Lora. Porca mignotta. Dai, lo sanno tutti che se sparo al guidatore poi esplode la barca, su. Da dove è partito questo proiettile? Perdonatemi. È partito da di fianco a me, è partito. Lo vorrei fare, Vivic, però devo trovare il momento. Accelera, caraglio! Non è partito neanche dal mirino. Max, ma te la fai sempre scappare. È morto perché non sa nuotare, quindi niente. Taxi. Max. Max. You all right? What's going on? Where's Fabiana? They took her in a boat. That way. Perché quando sei andata a letto, cane. Okay, okay, don't worry, hang on. E sei andata a letto durante la nostra live, che ora era andata. The whole operation was slipping out of our grip. I was an overconfident jump of going into the jungle alone. Aspetta. Posso dargli antidolorifici alla barca? Che cazzo è? Adesso la spaccano di legne. Che pelo. Ah no, ce l'abbiamo presa tutta invece. Allora, quanto era duro questo qui, scusate. E basta, eh. Dov'è il pirla? Porca puttana. Allora banculo va. Pezzi di pelle. Mamma mia, senza bullet time, ragazzi.
Non fa capoccetta il mastro piromane. C'ha la mira incredibile. Orca bestia, questa non gli sparo. Mamma mia, mi faccio un Zawarudo qua. Non posso piegarmi così tanto. C'è un altro, ce n'era. Oh, e basta queste merde. C'è roba da far esplodere? Allora vi sparo nella faccia. Aspettiamo. Però ci stanno demolendo tutto. Oh, e prendi a fuoco tutto, cazzo. E insomma. Guarda, cane, non hai idea. Abbiamo fatto un genocidio fino adesso, ma tu non hai un'idea, eh. Solo nella prima ora di gioco abbiamo ucciso tipo 250 persone, quindi... basta, quello là non riesco a piegarmi così tanto. Com'è possibile? Ah, ecco. Ma chi ci ferma? Hey! Hey, that's them! We're back! Nice job! I'm sure they missed us! Adesso ci tirano di nuovo le molotov. Ma che bastardo. Ma è veramente... Guardate, guardate se dovevi essere uno stronzo. Che cazzo è che spara? Ma porca di una puttana! Mi vanno di qua, so io. Dove? Poi... Porca bestia, ma non è ancora... Ma ce n'era uno nascosto dietro. Sta per schioppare tutto, ma non li vedo, non li vedo. Ma non eravate mai. Sono concentratissimo, sono. C'è una barca durissima, ma tra un po' mi sa che ci abbandona. Che frasi. Si Fabian. Move up on them. Right, all right. I'll get us a little closer. Close in. Come on, just give me a second. Oh,
Devi saltare dentro. Bestia, quanti cazzi sono là dietro? E quelli non ci arrivo. Vacca. Posto, finiti. Bestia. Ma quelli erano tutti morti. Dove sono usciti fuori adesso? Scusate. Oh merda, quella era Fabiana. Ho fatto uno sbaglio, scusatemi. Ma c'ho la Desert Eagle, amore mio. E gli altri due? No, ho sbattuto la faccia sul volante. Ah no, è vivo ancora. Ha una faccia da pirla lui. Fabiana had slipped through my fingers for a second time. Another habit. Oh, ho sparato a Fabiana, era lì per terra. Non si capiva, era tutta sporca, era uguale agli altri, erano tutti zozzi uguali. Non si capiva. Ma siamo bloccati in mezzo alla merda. Con la barca, cosa prendi remi adesso? Easy gig, you said. A fool I was to get involved in this madness. Infatti, io non ho idea di. Guarda. Avevi fatto col 2? Avevi fatto? Basta, fatti i cazzi tuoi. Magari ti prendi una badante perché non sei in grado, però. È che va in giro a sparare adesso. Avevi fatto, avevi. Invece no, ho voluto fare PPP. Grazie, ma Thomas. Quanti te ne bevi? Hai scolato 7 bottiglie, quante ce ne hai? In verità, se ce ne hai quante ce ne sono di persone, siamo a posto, ma... È brutta la sete, sì sì. Sotto gli scatoloni c'ha... Get up, bro. Dice Max, dice bro lui, voglio sparargli. Get up, you big bastard. Come on. I'm up. Yeah? You don't look up. Just give me a second, will you? I'm really not feeling too good. Hey, Max, what is it with you in interior design? Huh? You really know how to give a place that great lived-in feel, huh? This is beautiful. Fuck off with the fucking wisecracks. Really, I'm not in the mood. Okay, sorry, bro. The boss wants to see us, so let's go. Come on. Time, man. Fucking unbelievable. Jesus. I heard that. Non ce la farò mai abituarmi che lui è Max Payne comunque. Oh, give me a second, I'm not feeling so good.
Non c'entra veramente un cazzo di niente con Max Payne, lui. Ele se estava aí? O que, que o senhor acha? Claro que sim. E o senhor bem pontual. Tinha faccia da pazzo ed era mingerlino, tra virgolette. I'm sorry, sir. Ora è grosso ed è... Non mi piace per niente. Yes. Who has it in for our family? Adesso finita sta cutscene, mi sa che stacchiamo. I do a lot of good in this town. A lot. This is hell for me. As I told you yesterday, when I get Fabiana back, I think I will move us to Miami or Geneva. It feels like nothing good can come from living in Sao Paulo right now. I hope you're not giving up on our city, Señor Branco. Listen, we will catch the man. You have my word on that. Listen to Mr. Becker, brother. Yes, these are tough times, but we have been through it before. Like when father died. Father had a heart attack visiting a brothel. Yeah, it was humiliating and embarrassing for sure. But now this is different. This is the Emperor. Well, she's not dead. Maybe we'll be lucky and get her back safe soon. I can almost guarantee it, if you do as I ask. Maybe. Be strong, brother. For your wife. I know this has been tough on you, but things will get better. For all of us. Hmm? Marcelo, pasos in my helicopter, this way. Sure. Mr. Becker? Senor? Let us give you a ride. Bom. Até logo, Senhor Branco. And may I say, you would be best served se contratar profissionais e não esses amadores pés de chinelo. Goodbye, Mr. Becker. Até logo, Senhor Branco. I had so many plans, Max. Didn't we all? I was born into great fortune. Sometimes it feels like I have done nothing apart from being a rich man in a poor country. The men I talk to, they only see money. Now my wife. I am not naive. She does not love me for my body. Well, despite your good fortune, you're still a decent man. Ma si sa che quelli per bene la prendono sempre nel derettano. I try to be. But maybe I'm just another rich fool. Just like the rest of my friends. Ma che triste, poverino. Con licenza. Tenho uma ligação pro senhor, um policial chamado Senhor da Silva. Eh? Dica que eu ligo mais tarde. Longe pra tonge. Sim. Another bad cop wanting a pension contribution. Do you think non capisco. A pile of shit feels popular because it's surrounded by flies? Non dica così, non fa schifo lei. Dai, non si butti giù. Come dice al bancio? Ma chi è questo? Ma strizziamogli le guance. No. Mettiamolo al riparo. Questo Bob Ross do Brasingi. There's a way to reboot the system. Ah, ma il nerd lui sembrava. Strange. You pay a couple million dollars and you expect to push a button to be able to make all your problems go away. My God, was some useless junk and a bit of false confidence. I'm done, Max. Sir, let us handle this. You stay in your office, lock yourself in. Do not answer the door unless you know it's tardingi. Me. Let's go. I should be able to override the system if I could just get to the server room. What's going on? Nothing to worry about. Everything's fine. Get down behind the desk now, both of you. Oh, porca puttana, aspetta, devo andare via. Quanti merda siete. Non aveva i capelli lui. Caspita Renji. Voilà. Max! 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 Oh, adesso mi ho voglia di McDonald's. Perché non posso ficar aqui con você debaixo da mesa? Let's go, come on! Scataclunge. Come on! The real security guards had been run off. 500 uccisioni. Beh, that left us.
direi che è perfetto per chiuderla. Così abbiamo il count delle 500 kill. Fammi vedere qual è, tra l'altro. Era questo? No. Ok, questo qui. Abbiamo ucciso 500 persone, abbiamo... È vero, 502 sarebbe. Infatti c'era scritto 502. Beh. Era come se ogni passo mi stesse allontanando dalla verità. Questa volta il prezzo era troppo alto. Devono farmi quiz per uscire. Poi non ci capisco una sega dopo. Però divertente. Molto divertente. In teoria... Aspetta, Max Payne 3 How Long to Beat dovrebbe essere... Non era qui? Sì. Dovrebbe essere 10 ore di media, rushato 7 ore, noi non lo stiamo rushando, quindi penso che rimarremo sulle 10 ore. Oggi ne abbiamo fatte praticamente 2 ore e 50, dico, è probabile che in 3 live e mezzo lo finiamo. Quindi ci sta. Altre due live barra 3. Dai. Bello. Bello. Poi dobbiamo vedere se in mezzo ci capita qualche altro gioco interessante che dobbiamo un attimo... Però non penso. In tre live. Tranqui. Dobbiamo vedere quando uscirà poi anche Medium, vedere com'è quello, dobbiamo vedere un sacco di robe. Tra l'altro c'è anche un horrorino, mi sa, da qualche parte che non mi ricordo, però devo controllare. Adesso però, ragazzi, adesso andiamo tutti a letto. Io però vado a guardarmi qualche puntata di JoJo, perché ormai mi sono preso bene, me lo sto mangiando, sono alla... a Diamond is Unbreakables, me lo sto mangiando, quindi vado a guardarmi qualche puntata di JoJo e mi addormenterò. Va bene, ti lasciamo a cane, sì, purtroppo a noi ci tocca, altrimenti m'ammazzo così sul microfono, sbatto la testa e mi spacco a merda in bullet time, però, quindi mi raccomando, quindi buonanotte. Ci si vede domenica sera, mi raccomando. Ciao belli. Grazie ancora di essere passati e a tutti delle sub, resub e pipiri. Un bacione.